Sono volato fino a Francoforte, proprio nella sede di Opel, perché oggi proviamo su strada per la prima volta, evento internazionale, la nuova Opel Astra Sports Tourer, un'auto importantissima sul mercato italiano, soprattutto lato flotte, dove è proprio un'auto storica. Io sto guidando questa qua grigia, che è la versione diesel, ma secondo me in questo azzurro spicca di più, quindi vi racconterò esteticamente questa, che è la versione ibrida plug-in, su cui ovviamente Opel punta tantissimo, come un po' tutto il gruppo. Esteticamente è un'auto totalmente diversa rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere fino adesso, e va a sposare il nuovo corso stilistico introdotto con la Mokka, con un frontale molto più personale, spiccato, aggressivo, che però non disdegna di guardare al passato. Si chiama Opel Visor ed è questa fascia nera che ingloba anche i fari, secondo me molto personale, soprattutto con questo cofano, poi con questa piccola nervatura al centro che va a connettersi anche a slanciare la vettura. Vettura estremamente slanciata, lo dico, una wagon che mi piace molto, squadrata nelle linee, ma che assicura anche tanto spazio, molto più rispetto che al passato. Tra l'altro la doppia colorazione nera sul tetto contribuisce a rendere snella la vettura e la fa sembrare più bassa di quello che è. Per quanto riguarda i cerchi, in questa versione sono particolarmente interessanti con questa trama, ma devo dire che anche quelli della versione diesel là in fondo non sono male. Mentre su questa linea cromata, insomma, e la nervatura che spicca sulla fiancata, soprattutto al posteriore, come dicevo, va a contribuire a rendere snella, tutta la vettura. Per il posteriore mi sposto su questa, dove, diciamo, Opel va a mantenere elementi visti anche sulla Mokka, per esempio i fari sottili e allungati, ovviamente a LED. In questo caso abbiamo anche il logo matte brunito, che fa sempre la sua bella figura, e la scritta Astra distanziata con il nuovo font scelto dalla casa per tutti i suoi modelli. Devo dire che comunque anche al posteriore fa la sua bella impressione, e io personalmente lo preferisco rispetto alla versione berlina 5 quarti. Secondo me in questo caso è più riuscito. A sinistra e a destra su questa versione abbiamo anche due sportellini, ovviamente uno per la ricarica, uno per la benzina. Sulla diesel si rimane invece solo su uno sportellino. Bello anche e particolare lo spoiler posteriore qui, che va a inglobare anche la terza luce dello stop qua, che si vede diverso dal solito. Interni invece vi apro la diesel, perché secondo me qua c'è una bella alternanza di colore rispetto alla plug-in, che è tutta nera, almeno quella parte lì. Vedete che c'è una bella alternanza tra questo grigio chiaro e il nero inserto in pelle e in tessuto. Secondo me fanno una bella figura e vanno a enfatizzare l'abitacolo, che comunque è molto bello. Guardate che bello il design del volante, con questa terza razza molto sottile, che forse va anche a richiamare alcuni elementi esterni, con poi la nuova plancia totalmente digitale con i due schermi connessi, il nuovo sistema di infotainment aggiornato anche rispetto a quello della Mokka, con compatibilità wireless ad Android Auto ed Apple CarPlay, navigatore integrato sempre connesso, molto ben funzionante, allineato ad altri modelli del gruppo, e in generale tantissimo spazio. Secondo me è una plancia ben studiata, soprattutto per un'auto che comunque nasce per essere spaziosa e per contenere tutta la famiglia, quindi anche i bagagli, e insomma garantire comodità a tutte le persone. In questo caso abbiamo il sedile che si regola manualmente, vedete c'è la levetta qua, però è possibile anche avere le regolazioni elettroattuate, e qua fa vedere che il sedile è il classico AGR, tipicamente Opel. Va bene, dai, lato estetico ho parlato anche troppo, ora direi che possiamo salire e andare a vedere come si comporta finalmente un diesel. Saletto a bordo della nuova Opel Astra Sports Tourer. Questo è un modello che in realtà a me è molto caro, perché ce l'ha avuta mio padre per diverso tempo. Questa è la prima auto che io ricordo proprio a memoria, e quindi ci sono molto affezionato, ovviamente non questa, ma in particolare la Astra G. Questa vettura secondo me fa un grande passo avanti rispetto alla generazione precedente, sia a livello estetico, è più ricercata, poi ovviamente quello è tutto un discorso soggettivo, sia a livello di qualità proprio percepita degli interni. Un'auto molto tedesca, fa molto luce su quello che è sempre stato il motto del marchio, quindi non proporre auto ricercate o comunque insomma complesse come magari altre concorrenti tedesche, ma proporre auto sobrie, robuste, e quest'auto dà proprio questa sensazione di
solidità proprio quando la tocchi, quando la guidi, insomma, puoi essere su una wagon, diciamocelo, finalmente. Questa linea affilata, tra l'altro data da un CX aerodinamico particolarmente basso, insomma, sono sempre felice quando si tratta di provare le ormai rarissime station wagon. E un'altra novità, è anche novità, diciamo un'altra rarità, è che questo non è un motore elettrificato, pur essendoci il listino anche una plug-in, ma è il diesel 1500, 130 i cavalli disponibili, in questo caso con cambio automatico a 8 rapporti, che funziona molto bene. Tra l'altro ci sono tre modalità di guida, nessuna va a rendere l'auto particolarmente sportiva, neanche la sport, però devo dire che anche mettendola in modalità sequenziale si possono avere anche piccole soddisfazioni, soprattutto perché la tenuta è molto buona. Lo sterzo non è lo sterzo anche qui sportivo, è uno sterzo molto morbido, soprattutto quando si va a bassa velocità, dove diventa automaticamente molto leggero, però in generale è un'auto pensata per chi percorre tanti chilometri al mese, ed effettivamente in questo senso fa il suo dovere. Comoda e spaziosa, è ben insonorizzata, è una motorizzazione efficiente. Questo motore l'ho provato anche su altri modelli del gruppo lato ex PSA, ed effettivamente funziona molto bene, anche di per sé abbastanza silenzioso. Lato spazio l'avete visto prima, non c'è molto da dire, anzi c'è spazio qui per tutta la famiglia, ma quello che stupisce è che su questa versione diesel e anche su quella puramente benzina, quindi senza elettrificazione, il bagagliaio parte da 597 litri di capacità minima, che sono davvero tanti, e comunque anche nella plug-in, che come si sa va a togliere un po' di spazio nel bagagliaio per poterci far stare la batteria, comunque si rimane sopra i 500 con 516 litri di capacità minima, e in entrambi i casi si va oltre 1600 quando si abbatte il divano posteriore qui dietro. A livello di consumi, devo dire, non l'ho guidata abbastanza per poter dare dei dati, questo è comunque un primo contatto, ma è un diesel efficiente anche da questo punto di vista. Nelle velocità autostradali abbiamo toccato qua i 130, ma anche di più perché siamo in Germania, ci sono tratti autostradali senza limiti, si rimane comunque intorno ai 4,85 litri ogni 100 km, che non è niente male, con l'aggiunta di un'autonomia superiore agli 800 km, che fa ancora preferire il diesel per chi viaggia tanto. Lato comodità, concludo, mi piace come è stato studiato anche l'ergonomia, quindi sul volante abbiamo delle razze complete di tutto, a destra la parte multimediale, a sinistra la parte ADAS, che sono completi di tutto quello che serve, quindi mantenimento di corsia, in questo caso con l'automatico cruise control adattivo con stop and go, insomma frenata automatica di emergenza anche a volte predittiva, insomma c'è tutto quello che può servire per un driver. Insomma, è un'auto che mi ha convinto, mi ha sorpreso, mi ha convinto, la trovo ben riuscita, la trovo ben costruita, insomma. Sono molto in attesa di vedere come poi, quando la proverò più a lungo, se mi darà queste stesse sensazioni, ma intanto mi dovete farmi sapere che cosa ne pensate di questa nuova Opel Astra. La nuova Opel Astra Sports Tourer arriverà nei concessionari italiani nel corso dei prossimi mesi, con prezzi che partono da 25.500 euro per il motore 1200 benzina da 110 cavalli. Il diesel parte da 28.300 euro, mentre la plug-in hybrid ha un listino a partire da 36.300 euro.